Ciao Anna, ti saluto. Buonasera, buonasera. Buonasera. Sabina, la conosci? Sì, certo, la vedo Ok. accanto a te sempre. Ciao. Ciao. Ecco, ti ringrazio tantissimo di questo impulso. Il tema non mi era così cosciente, non ero così consapevole, di questo tema che mi hai suggerito. Perché guardando un po' in giro ho visto che è un tema grandissimo in Italia, ci sono tanti contributi, tanta gente che o aiuta o ne soffre e che quindi è un tema importantissimo, no? Quindi a me piace non solo intervistare gli specialisti o chi è il mio compito come GTV è quello di portare la televisione al livello del dialogo normale, quindi di sentire un'esperienza individuale, di sentire quello che anche la gente non specializzata in questo, che cosa vuol dire, e quindi invitare a tutti ad esprimersi invece di ingoiare sempre quello che dice la televisione, cioè di accettare di fare televisione, cioè di spedire noi impulsi. Più gente spedisce impulsi, più il mondo diventa più bello, più Larga. simpatico. Ecco. E quindi ansia, abbiamo spesso, penso, ansia di dire qualcosa, no? Perché ci sono sempre conseguenze quando diciamo qualcosa, no? Sappiamo il bambino, se dice la verità, è una cosa, se dice la bugia è un'altra cosa, no? Quindi Esatto. l'ansia c'è sempre. Secondo te l'ansia è una cosa positiva o negativa? No, l'ansia per tutti i soggetti è un'emozione positiva, oserei dire, perché è un segnale che il corpo ci manda per dirci che c'è un problema da risolvere. È un'energia che blocca le nostre emozioni a livello anche inconscio, di cui non abbiamo una grande consapevolezza. Ma la cosa più importante è capire che questa grande energia che noi abbiamo va portata e canalizzata all'esterno di noi. Solo allora riusciremo a risolvere l'origine della nostra ansia. Purtroppo, non sempre siamo consapevoli della causa che l'ha originata, l'origine che ci ha creato questo problema, perché siamo bombardati da una serie di sintomi che ci fa star male. Il cuore batte, le tempie premono, il sangue va per i vasi alla grande. Il nostro dire, il nostro fare, il nostro essere è paralizzato, non riusciamo più ad esprimerci e anche questa capacità che noi stessi abbiamo, non viene canalizzata per le vie giuste, per poter intervenire in modo efficace. Va benissimo, ma sei chiarissima, ti ringrazio. Quindi se una persona dice, beh, io ho delle ansie, generalmente cosa fa? Va in cerca di qualcuno che gliele fa passare, no? Generalmente si ricorre ai farmaci perché il farmaco in queste situazioni è il placebo, è quello che calma l'individuo e che momentaneamente ti fa star bene. Però è un fatto molto momentaneo che cura il sintomo ma non l'origine e la causa. Per cui ci vuole da parte del soggetto ansioso, chiamiamolo così, la capacità di voler guarire a tutti i costi, quindi di mettere in azione una serie di
di stimoli che portano il soggetto stesso a insistere sulla sua volontà di guarigione. Se non c'è questo stimolo a voler guarire, difficilmente si viene fuori da un circolo vizioso che si viene ad instaurare. Io penso che l'intervento di uno specialista nel settore dell'anima, perché penso che l'ansia sia proprio una malattia dell'anima, è più che indispensabile ed efficace, perché andando a rimuovere quei blocchi emozionali che l'hanno prodotta, riusciremo a trovare la terapia idonea alla guarigione. Beh, quindi che tipo, vabbè, allora i farmaci, i psicofarmaci reprimono, quindi per un certo momento va bene, se uno dice, beh, io devo lavorare, non ho voglia adesso, reprimo, mi va bene, eccetera, eccetera, però prima o poi bisogna poi. Ma lo specialista, che tipo di specialista è? Se, diciamo così, le cause, l'origine, no? Uno che ha studiato, no? Può dire, beh, per l'ansia è questa l'origine, però dato che siamo esseri umani, non esiste, per ognuno c'è un'altra origine, giusto? O c'è un'origine per tutti? Penso che ci sia un'origine per tutti e ed è molto soggettiva, la mia ansia è diversa dalla tua e per cui bisogna andare a rimuovere quei blocchi che all'origine magari ci portiamo dietro dei problemi che non sono nemmeno i nostri, ma che sono già segnati nel nostro codice genetico e che vanno comunque rimossi. Nel momento in cui questi problemi vengono c'è la rimozione di questi problemi, avviene lo sblocco e diamo la possibilità all'individuo stesso di intervenire e gli diamo l'input a guarire. Quindi se deve essere una scienza individuale, cioè non è una scienza generale quella che aiuta lo specialista, quindi o ci vuole qualcuno che sappia tutto, quindi un dio, per esempio, oppure ci vuole qualcuno che è specializzato in intelligenza intuitiva, che riesce a trovare le origini per Certo, ognuno di ogni cosa. lo Quindi, specialista è il soggetto stesso ha in sé delle capacità di autoguarirsi, nel senso che ci deve essere prima di tutto una capacità di base a recepire anche l'input e lo stimolo che lo specialista gli può dare. Se non c'è questa capacità di ricezione, difficilmente si riesce a venire fuori da determinate situazioni. Qualora si interviene in modo efficace, c'è questa ricezione, io penso che il soggetto stesso sia in grado di accettare questa energia e di esternarla. Non so se sono chiara. Chiaro. No, mi sta scrivendo da Zurigo, mi stanno scrivendo che ogni tanto c'è qualche interruzione sull'audio. E qui invece sento bene. Capito? Adesso un'ultima domanda. Sulle origini dell'ansia, e quindi, cioè, prima la depressione è una conseguenza dell'ansia non curata, diciamo. Spesso la depressione è associata all'ansia, è quel velo nero che avvolge, è il mantello nero che avvolge l'uomo, il soggetto che ne soffre.
Anche questa penso possa avere un'origine genetica, ed è quella mancanza di vitalità che l'individuo sente come sintomo, non è in grado di vivere, secondo me. C'è un'incapacità di vivere nella gioia, di acquisire determinati stimoli esterni, di convogliarli all'interno di se stesso, di fare tesoro di quelle che sono le proprie ricchezze interiori, la possibilità di sentire l'altro che è accanto a sé e di creare una catena d'amore. Perché solo questa catena d'amore è in grado di far sentire al soggetto quel calore, quell'affettività che magari di base manca. E quando questo cerchio gli crea questa energia e c'è l'input da parte dell'individuo di voler venire fuori da questo stato depressivo, io penso che il soggetto stesso è in grado di intervenire su questo suo grigiore, sul vedere la vita con un occhio diverso. Quando questo avviene, ci sarà uno scambio energetico nel dare e nel ricevere amore. Perché solo in questo modo penso che la depressione abbia una sua locazione. Wow, Non so, sono stata bello, chiara. no, ma sei chiarissima. Guarda, resterei a bocca aperta, ma dato che devo fare altre domande, No, per senti, carità, non l'ultima serve. domanda. Se parliamo della causa, delle origini, chi possiede veramente le informazioni sulle origini di questo, diciamo, disturbo? Dio, il vicino di casa, il parrucchiere o se stessi? Se stesso. Chi è il maestro Guarda, che sa c'è tutto? il maestro che sa tutto è in noi, perché il creatore, quando siamo nati, ci ha dotato di una capacità immensa che tutti quanti abbiamo, è quella scintilla divina che poi si trasmette anche a livello genetico. E dà la possibilità al soggetto di autoguarirsi, nel senso che ha la capacità di recepire amore e di donarlo. Wow, sono invidioso di come parli, vorrei saper parlare anch'io con tanta chiarezza. Ma per favore, io mi sento, sto andando a braccio, non so nemmeno quello che sto dicendo. Bellissimo, guarda, c'è una chiarezza estrema. Aspetta che devo scrivere ancora perché qui mi scrivono e quindi devo anche rispondere. Alzate il volume. Il Qualcuno? mio? No, ad alcuni che stanno scrivendo, mi stanno scrivendo. Va bene. Senti, i 15 minuti sono terminati. Meno male, perché sto ansiosa. Anch'io sono un po' ansioso perché io voglio. Ma penso che l'ansia abbiamo detto prima, che è un'emozione positiva che va comunque vissuta.
affrontata Eh sì, soprattutto. però quando ce l'abbiamo non ci piace, no? Anche a me, quando ce l'ho non mi piace. Dopo dico così, però impariamo. È un fuoco. Ok. Ok. Va bene. Ti ringrazio tantissimo, mi piace vorrei fare regolarmente conferenze in italiano. In fondo, dato che non posso venire giù, per me è una possibilità. Immensa. Certo. Adesso ci collegheremo con la Svizzera, poi con la Toscana, cioè è comodissimo, abbiamo possibilità adesso immense di sentire altre campane. È vero. E tante campane fanno il buon brodo, no? Se si dice così. Va bene. Ti ringrazio tantissimo di questo impulso che ci hai dato per questa conferenza. E appunto se vuoi puoi continuare a seguire al primo link che ti ho mandato. Grazie, Anna. Grazie, grazie a te. Prego, ciao. Ciao. Grazie. Questo è Susi, il gatto. Adesso mi collego con Zurigo. Bernadette Suta, di origine abruzzese, con la quale facciamo tante trasmissioni.